prezzo delle auto nuove sta salendo sempre più in alto, ovviamente anche quello delle auto usate, però almeno non dobbiamo aspettare un anno e mezzo per avere una macchina, quindi il mercato dell'usato è sempre un po' più interessante rispetto a quello del nuovo, soprattutto perché possiamo permetterci auto migliori a parità di prezzo. Quindi questo è il video dove vi consiglio ben 10 auto relativamente sportive, anche se c'è scritto nel titolo, ma poi ci arriviamo, sotto i 10.000 euro, che secondo me è la fascia di mercato più interessante di tutte. Non spendiamo troppo e comunque abbiamo un'auto interessante da modificare, visto che siamo sul canale di Alex KGP Auto. Però prima di iniziare, ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Il canale sta esplodendo, abbiamo superato i 1.000 iscritti, ci sono molte persone nuove, ciao ragazzi. E se volete conoscermi meglio vi consiglio di vedere gli altri video che ho fatto nel canale, così capite un attimino chi sono. E grazie ancora per tutti i commenti, like e come state facendo andare il canale, e sono veramente super super contento, non so come ringraziarvi, vi voglio bene tutti quanti. Ovviamente ho messo dei paletti, sono solamente auto a benzina, quindi se state cercando auto diesel, ovviamente nella lista ci sono auto, vedete le auto diesel se siete interessati. Io non ve le consiglio, principalmente perché il diesel tra poco verrà tolto, quindi sarà un po' inutile prendere e investire 10.000 euro su una macchina, anche se fate tanti chilometri, se è più resistente il motore, quello che vi pare, il carburante costa meno, va bene, però ormai tra poco le toglieranno, quindi evitiamo di comprare auto a diesel. Sono auto tutte che hanno una decina d'anni, sono facile consigliarvi auto di 30 anni a questo budget, vi prendete Ferrari momenti di 100 anni, magari me la sarei anche comprata. E tutte auto che hanno massimo 120-130 mila chilometri, non perché un'auto con tanti chilometri non valga, però con 10.000 euro almeno abbiamo un'auto che ci può durare tanti anni. Da titolo c'è scritto auto sportive, ovviamente non è che vi consiglio auto da 400 cavalli, perché visto che abbiamo un budget da 10.000 euro non ci possiamo permettere di prendere una macchina da 400 cavalli e pagare il superbollo. 400 cavalli sarà quanto è? 2-3.000 euro di superbollo? Magari no. Quindi auto relativamente sportive che partono dai 120 fino ai 250 cavalli, e questa è la fascia più interessante di cavalli. Ovviamente 120 cavalli non sono sportive come 250, però se le modifichiamo e le facciamo per bene diventano semi sportive, poco sportive. La prima macchina che io vi consiglio, e che è anche una che vorrei prendere anche perché questa fascia di prezzi sono molto interessato per l'acquisto della prossima macchina, è la Mercedes classe A, la V176, quindi la penultima, perché l'ultima costa troppo, anche se è fighissima. Consiglio la classe A180 o la 200, la 180 rispettivamente 122 cavalli mi sembra, e la 200 sui 158 mi sembra circa. E sono auto veramente ottime, anche perché da lato estetico è classe Mercedes, quindi ho fatto anche la battuta classe, quindi sembra di avere una macchina ancora più costosa di quello che avete pagato, perché comunque è Mercedes, è un'auto veramente carina, la potete fare kit and gay, quindi veramente dargli un tocco sportivo interessante. L'unico lato negativo è che gli interni sono un po' vecchiotti, è una macchina che almeno ha 10 anni, quindi non avete il contachilometri digitale, avete l'inserto al centro con addirittura i tasti del tastino numerico del cellulare, quindi a questo lato è un po' indietro, però comunque potete recuperare cambiando i pezzi sia del contachilometri che magari anche lo schermo che è al centro. E dal lato positivo ha un'ottima guidabilità e ha anche ottimi consumi, visto che se andate piano i 15-16-17 litri li fa, che è strano per un turbo benzina. Restando poi in Germania, anche per la prossima, piccolo spoiler, vi consiglio Audi. Questa fascia di prezzo c'è solo la 1, purtroppo c'è qualche A3 che io vi consiglierei più quella, però nell'Audi c'è la 1, che è comunque un'ottima macchina, però per i miei gusti è un po' piccolina. È un'auto di estetica anche carina, però è piccola, è il suo unico problema. Quindi se a voi vi piace, comunque c'è nel budget comunque benzina, non so se è turbo.
o aspirata, mi sa che è aspirata. Se no, qualche attrezzo è sempre 2012-2013, però sono un po' più rare e magari sono un po' più chilometrate, che raggiungono i 150.000 km. Però comunque è un'ottima macchina se la trovate. Potete fare la Kinect S3, che diventa veramente figa. E comunque sta sui 120-130 cavalli su questo budget. Prossima macchina, rimanendo sempre ovviamente in Germania, la BMW. Per questo prezzo ci si può permettere solo un Serie 1, non l'F20, quello prima, che è comunque interessante. Io non me lo farei perché, oltre ad essere eccessivamente grande, ma non tanto perché le macchine grandi sono brutte, ma perché c'ha tanto muso e niente sederino, e a me le macchine così non è che piacciono molto. Comunque è un BMW, comunque ha la classe BMW, ha la trazione al lato giusto, che comunque vi permette di fare qualche sgumma, divertirvi con la trazione posteriore, quindi è molto interessante. Lato tunico ovviamente è BMW, e tutte queste macchine, c'è un BD11 che è molto interessante per tutta questa fascia di macchine. Ve l'ho scelto io di dirlo perché non mi paga, neanche ce l'ho, però ho visto un sacco di video del BD11 per modificarla elettronicamente, quindi può essere anche un piccolo spunto per prendere una macchina VAG. Però per questo prezzo c'è anche un Serie 3, magari un po' più vecchio, che potete guardare, che per questo prezzo anche un 320i si può prendere, che ha 180 cavalli e già può essere un'auto sportiva. E sono abbastanza affidabili queste macchine. Certo, se avete un problema, occhio che questi tre marchi si fanno pagare per la manutenzione, quindi valutate anche questo. Se è bello avere l'auto che vi fa fighetti, sembrate ricchi, però poi dovete anche mantenerle, quindi attenzione ragazzi a queste macchine qui. Come non citare la Golf, bellissima la Golf. È molto interessante la Golf perché comunque sta sempre su quei cavalleri là, 120-130 cavalli. Non prendetela a meno da neopatentati perché non va nulla, a meno che non siete neopatentati, però ormai c'è la legge da aspettare 3 anni, quindi a questo punto vi fate una scatoletta di tonno, non va niente. La Golf è interessante, la Golf ha tante modifiche, lo sappiamo. La Golf ha delle linee molto accattivanti, ovviamente la Golf 7 vi consiglio. C'è anche la 6, però a questo punto, a questo prezzo, dovete permettervi anche la 7, prendete la 7 che è più bella. Qual è il problema? Che ce l'hanno tutti hanno la Golf, tutti. Quindi è bella, però se volete distinguervi dalla massa non è molto consigliata, però effettivamente è un'auto che funziona, ha sempre funzionato ed è ottima, quindi ve la consiglio. E rimanere sempre in casa Volkswagen, vi consiglio una macchina che non si cagano in molto, infatti se nelle classifiche non le vedo molto spesso, ed è la Volkswagen Up GT, che è un'auto che ha 120 cavalli, piccolina, ha delle linee che vi devono piacere, sono secondo me linee un po' giapponesi, visto che sono squadrate come le Daihatsu. Però comunque ha 120 cavalli, ha tutti dentro, stile scozzese, come una GT deve avere, spoiler, bla bla bla. E comunque, essendo la versione GT da una macchina di fascia bassa, la prima proprio che potete comprare da Volkswagen, ve la potete permettere anche nel 2016-17, quindi auto relativamente nuove. Quindi valutate anche questo, però ovviamente vi deve piacere, perché comunque è molto squadrata, quindi valutate voi. Passiamo poi a un'altra auto che mi ha veramente stregato per le sue linee, ed è la seconda che io ho nel cuoricino da comprare, ed è la Ford Focus. La Focus ovviamente è un'auto che, come la Golf, funziona sempre, è sempre bella. Vi consiglio l'MK3, la penultima, perché l'ultima ovviamente costa sempre tanto, e con questo prezzo potete mettervi anche l'ST Line, che è 125 cavalli turbo, è molto molto bella. Potete fare la kit ST che diventa veramente figa. Però l'unico problema della Focus è che internamente è indietro rispetto alle altre BMW, Audi, perché fa ovviamente un po' più cheap, però proprio il dentro è molto vecchio, nonostante sia del 2016-17, anche voi potete permettere questa fascia di prezzo. Però purtroppo è questo, molte cose ovviamente non si possono cambiare, e quindi vi tenete dentro un interno un po' più vecchio, un po' più rustico, possiamo dire. E poi se mettete l'alettone e l'ST dietro non vedete più niente, già visibilità è quello che è, dietro voi vedete nulla, quindi
se prendete questa macchina, prendete anche con la retrocamera i sensori, perché non si sa mai, perché dietro veramente si vede nulla. Tornando poi dalla Germania, perché avevo detto che erano 6 le macchine, questa è un'altra che vorrei prendermi, ed era proprio la prima che ho detto voglio prendermi, poi del tragitto vedi mille macchine, dici oddio, sono tutte bellissime, è la Seat Leon. La Seat Leon è praticamente una Golf ricarrozzata, solamente un po' più diversa dal lato estetico. A me piace anche di più esteticamente, soprattutto l'ultima quanto è bella, però costa tanto, l'ultima 15-16 mila vi servono e la compare 95 cavalli, neanche da via. Questa potete trovare anche a 120, 130, 140 cavalli, quindi cavallerie interessanti, e è veramente bella esteticamente. Giusto il dietro a me non piace, il culo un po' rotondo, per quello c'ho un po' il dubbio. Però è una macchina veramente interessante, sicura e veramente molto molto carina. Una cosa off topic che mi sono dimenticato: in questo budget, se voi andate indietro con gli anni, ma come tutte le altre macchine di questa lista, se prendete una fascia prima potete prendere ovviamente la versione sportiva, e questo è il caso della Ford Focus ST del 2012-11 tipo, che comunque ha 250 cavalli, che insomma non so pochi. Ovviamente l'estetica di quella vecchia, però avete sotto il cofano 150 cavalli, quindi che ve frega, è veramente molto molto bella, quindi tenete in conto anche questo. Ovviamente anche la Golf 7 con 10.000 euro, però potete prendervi la Golf 5 GT, che comunque ha l'estetica vecchia, però già avete 200 cavalli, quindi valutate anche questo come con tutte le altre macchine. Se andate indietro con gli anni potete prenderla con più cavalli, però non ve lo consiglio, perché andate veramente tanto indietro con gli anni, e comunque una macchina di 20 anni. Iniziamo a prendere macchine magari 10 anni, così le facciamo arrivare a 20, così le rivendiamo. Piccolo consiglio off topic. E poi arriviamo alle ultime due, che sono auto sportive, letteralmente sportive, perché la prima è la 500 Abarth. Non posso non citarla in questa classifica, ovviamente la prima uscita, quella dal 2007 fino al 2000, la Restyling, che è arrivata nel 2014 mi sa, tipo. È un'auto che si comprano tutti, funziona, va forte. Io l'ho provata e ci ho fatto anche due video, uno sulla competizione e uno sulla turismo, quindi andatevela a ripescare se volete. Lo so, scatoletta di tonno, quello che volete, però ha un ottimo motore, ha un motore che veramente non potete forgiare fino a un momento di 300 cavalli, è un motore resistentissimo, va forte, ha ottimi interni dal lato magari volante e sedile, perché il resto del lato fa veramente schifo, e magari la stabilità in curva, essendo un'auto relativamente alta con la seduta alta e lunga, magari soffre un po' di rollio, però comunque se mettete un bel assetto e la modificate per bene diventa una bella lamata, quindi tenetele d'occhio se vi piacciono ovviamente, però io ci farò un pensierino. Passando poi alle ultime due macchine, so prima detto uno però poi l'altra me la sono ricordata, entrambe sportive. La prima è la Opel Corsa OPC, che macchina da 200 cavalli, veramente interessante, tira come una dannata, solitamente anche i sedili Recaro, che sono sedili fighissimi. Ovviamente l'interno non sembra molto una macchina versione sportiva, anche gli esterni non è che cambia tanto, si c'è un alettone un po' più sportivella, un po' più bassa, però rimane sempre quella, rimane l'anonimato, però potete trovarla dal 2015 al 2017 anche a 10.000 euro, che è veramente interessante se volete un'auto sportiva piccolina che va forte, e niente, secondo me straconsigliata. Passando poi all'ultima macchina, che anche questa mi sta destabilizzando, ci sto pensando proprio oggi, è la Peugeot 208 GT, che è una macchina secondo me molto interessante. Anche questa ha 200 cavalli e 300 Nm di coppia, che è un bel po'. La trovate sempre ai 10.000 euro, sempre con 100-120.000 km come le altre. Ha un differenziale autobloccante che è veramente, penso, quasi impossibile da trovare in questa fascia di prezzo. Va forte, ha un'ottima tenuta, consuma anche poco, addirittura ho visto gente ci faceva 20 al litro in superstrada, se andate tranquilli, quindi... è veramente ottima. L'unico problema è che
Le 208 sono anche molte da in vendita alla GT, ne trovate veramente a bizzeppe. Però il problema è che ha qualche problemino di motore, quindi è un motore un po' più delicato, tenetelo d'occhio, perché fare danni e buttare quella macchina ci vuole veramente niente. Quindi se voi potete starci dietro è consigliata, una macchina va forte ed è ottima, però comunque stateci attenti. Classifica di oggi è finita, non so se suona a fuoco, così in teoria sì. Grazie mille per come state facendo andare avanti il canale, sono veramente contento. E niente ragazzi, vi mando un grosso bacio, consigliatemi quale macchina devo prendere. E scusate se ero un po' arrabbiato, ma ho dovuto rifare il video un'altra volta, se lo devo rifare veramente mi sparo. Ciao, ciao.